Fa una capsong. No, è vero, ci sta l'acqua. Adesso il maestro Vessicchio vi dirà, vi canterà questa canzone. Vai. Chi canta? Mamma mia, ma che schifo! Ritmo più scarso di Pereira sulla fascia dell'Inter. Sì. Allora, quale Pereira? Quello là che si Alvaro, quello è Arana. Allora, quello che ninja. Vabbè. Bello, vecchi trovano i suoi razzi, cioè, hai capito? No, facciamo un'intro seria allora, oggi. Io e te non possiamo fare un'intro seria, cioè. Facciamo un'intro seria. Oggi è un giorno triste. 23. No, stava di 23 maggio io. Oggi 28, perché questo video uscirà il 27. allora è giusto, va bene. È un giorno triste perché quindi dobbiamo fare un minuto di raccoglimento perché per un amico che è venuto a mangiare. No, mancare, a mangiare. A mangiare, sì. E quindi ha sbriciolato per terra, dobbiamo fare un minuto di raccoglimento. Per raccogliere briole, cioè. No, io voglio smettere di fare YouTube. Vabbè, comunque no. Detto questo, regà, non fa niente, dai. Vabbè, siamo tornati con video in segreto. Cioè, sta fa tanto lunga, tanto, quindi, vabbè. Musica! Ho un seno molto più piccolo dell'altro e ho molto timore di dirlo al mio ragazzo per paura che mi lasci. Ho riso perché mi era venuta in mente una persona che conosco che ha una terza e una quinta. Uomo 18 anni, la mia ragazza mi ha lasciato perché per il compleanno le ho regalato un dildo. Beh, non è proprio il migliore dei regali, diciamo, da fare. Regali il cazzo tuo, forse è meglio. No, ma perché ha detto, scusa, ma ho coperto che questo dildo è meglio del tuo cazzo, quindi non mi servi più. Ah, anche, capito? Anche. È quella la cosa. Sono l'unica bionda in famiglia, nessuno dei miei genitori da piccolo era biondo. Paura di essere stata adottata. Guarda, ti spiego la genetica. Il carattere biondo può uscire anche è recessivo. Due, tre generazioni, capito? Ci sono i piselli di Mendel. C'ho 14 anni, i piselli ancora 2001, capito? Non è 2000. Ah, ok, scusa, alzi le mani. Non volevo farlo. L'altro anno i 2000 i piselli sapevano cos'era. Le 2001 sono un po' più ingenue, diciamo. Stiamo ritornando alle Barbie. Ho capito. Allora, questo ragazzi è in coma per 12 anni e riesce a scrivere dall'aldilà. Incredibile. Ma voglio andare avanti così. Lo ricorderemo così. Donne di 17 anni. Quando penso di picchiare qualcuno e poi squartarlo con un coltello, soprattutto i maschi, mi viene una cosa strana, tipo eccitazione nello stomaco. Chiamasi saticismo e sociopatia. E sociopatia. E devi farti vedere perché potresti presto, diventare la nuova Dexter, tipo serial killer. Mio padre coltiva canapa. Uso industriale. Cannabis con tutte le dosi di THC inferiore a 0,2 legale, senza alcun effetto psicoattivo, ma io ne prendo un po' e la spaccio. 14 anni o 13 anni che dicono tanto di sentirsi fatti. Questo mi ricorda un aneddoto dove io alle superiori feci lo scherzetto. Io ci ho pensato, scusa, fammi prendere i meriti. Veramente era stata mia l'idea. Che cazzo stai a dire? Vabbè, su. Vabbè, era mia. Il tabacco era mio, i cartoni erano mie. E l'idea è che sta. Vabbè, abbiamo fatto finta di far fare una canna alle nostre amiche mettendoci soltanto il tabacco. Dopo aver finito una sigaretta lunga così, perché era una sigaretta alla fine, no, Dio, si sto troppo fatta, lascia perdere, un po' capire, sta a girare la testa. E noi ci stavamo a tagliare perché poi io abbiamo detto dopo 6 anni. Raga, scusate, ma quella era tabacco. Ah. E sappiate che fanno tutte finte. Sì. Anche perché. E sappiate anche un'altra regola fondamentale: sono tutte cagne. Questa è importante perché, ragazzi, non si salva nessuna. Purtroppo anche quella che pensate che si salvi non si salva. Quindi vostra madre non si salva. Neanche ma vostra madre è la prima. Cioè, ha partorito voi, cazzo. Non può essere cagna. Scusate, è la prima proprio. Vabbè, comunque andiamo avanti. Sono un idraulico, è andato a casa di una. Scusa. Andando a casa di una per riparare la doccia, per sfortuna mi si è aperta l'acqua della doccia. Essendo luglio, mi ero con una t-shirt bianca che da bagnare ma quasi trasparente. Mi si avvicina e inizia a palparmi. Uomo grosso e muscoloso, ho provato a stuprarmi. Sono scappato a gambe levate. Ah, sì, questa è una casa di un uomo. Un uomo? No, sì, un uomo. Un uomo. Con una t-shirt. Con un uomo. Un uomo. Mi si avvicina e inizia. Un uomo grosso e muscoloso. Ah, sì. Ha provato a stuprare un uomo. Un uomo. Perché dici un uomo? Cioè, signora, c'è cioè un uomo per lei. Chi? Un uomo. Un uomo. Donna di 18 anni, un'orticaria cronica fisiologica e potrei trovarmi tutta la vita. Mi fa passare giorni difficili. A nessuno interessa, tra poco compio gli anni, a nessuno interessa. Sono completamente sola e dico bugia a me stessa per non ricordarmelo. E a nessuno interessa. Esatto. Cioè, scusate, ma. Donna di 31 anni.
dopo 3 anni di convivenza nemmeno lui ha smesso di chiedermela. E io ho smesso di dargliela. La prenderà qualcuno al posto suo. La prenderà qualcun altro al posto suo. Tutte cagne. Tutte soccole. Cagne. Cioè, proprio voglia di cazzo comunque. Non voglio. E ricordate, la C di Cagna, in che città si trova? Catania? Caltanissetta? Casino? Cioè, si trova in molte città. Tanni, io sono stata usata come usaggetta da un ventenne e io per pagargliela ho mandato il suo numero su un gruppo e loro l'hanno insultato in tutte le lingue esistenti. Ah, quindi gli hai pure pagato, oltretutto che sei stata usata. Sono un prof italiano. Sono una prof italiano, ma non ho mai letto classici della lettura italiana. Della lettura. Ad esempio, i Promessi Sposi, la Divina Commedia, eccetera. In realtà leggo un sacco di manga. Bravo, zio. Alle medie non piaceva a nessuno, occhiali apparecchi. Ora sono cambiato, ho tolto il maledetto coso ai denti, ho cambiato montatura, ho rimodellato le sopracciglia ad ala di gabbiano, ora tutti mi vogliono, questo mondo si basa solo su questo. Se fai schifo al cazzo, perché mi devi interessare, scusa? Ma effettivamente le ali di gabbiano sono la chiave. Sì, le cose così. Cioè, è quella. Più che altro io vorrei dire una cosa. Rimorchiate la cifra con le ali di gabbiano. Cioè, è una cosa seria. È una cosa che posso vedere, giuro. Manco io, per me, cioè. Cioè, per me, sopracciglia. Allora, quelle con le ali di gabbiano mi danno idea che so ignoranti, non so perché. Etrucide, bravo. È così. Cioè, comunque, ora non è ovviamente una critica, ma perché mi sta facendo? Leva sto coso. E che cazzo vuoi? Ho bisogno di miei spazi. Cioè, scusa. Vaffanculo. Allora, una cosa seria, cioè, non è una critica sull'aspetto, perché ovviamente, cioè, non ci stanno i buchi. Sì, ma parla alto che ti sento. Lo so. Sassa prova. Ho fatica. Non è una critica sulla spesso. Più che altro, se ognuno ha i suoi gusti, quindi non maledite tutte le persone che conoscete perché magari a loro non piacete. Ovviamente non tutti possono apprezzarvi esteticamente come altri, capito? Cioè, nel senso, uno vi può apprezzare anche solo per il carattere, ma come amico. Porca puttana, non è che se mi piace il carattere tu, ma sei un roido di merda, mi devi piacere per forza a livello fisico. Però, Dio cane. Però, hello, it's me. Però, si sa, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. De gustibus non disputandum est. Non dire 4 se non ce l'hai nel sacco. Tanto va la gatta all'ardo che ci lascia un zampino. Ah sì, il più pulito c'ha la rogna. Cioè, si sa, cioè. È vero, eh. Chi trova un amico trova un tesoro. Cioè, è giusto. Andiamo avanti, dai. Vabbè. Sono fidanzato da 6 anni, ho fatto l'amore solo con lui, ma non sono mai venuta mentre lo facevamo. Quindi tu non c'eri, perché non è mai venuta mentre... ma non ho il coraggio di dirglielo, lui è convinto di essere bravo, l'unica brava sono io a fingere. Per fortuna che con le mani riesce a fare ciò che non riesce a fare col suo pene. Chirurgo. Giochi da mano, giochi da villano. Comunque, raga, no, il trucco per vedere se vengono. Intanto è aprire la porta. No. Il trucco per vedere se vengono c'è. E si chiama avere il pene grosso, no? Si chiama guardare la contrazione dei piedi. Non sto scherzando. Se i piedi si contraggono, la venuta è reale. Sì, ma il fatto è che se io sto a guardare lei, non è che mi giro, oh, aspetta, ma stai a venire, cioè. Sì, mentre va... Ok, mi fa un attimo schifo girarmi e vedere. Ma aspetta, aspetta. Il gasolino. No, cioè, no, fai così, aspetta, le dal cazzo, fai così. Ok, ce l'hai, vai. È vera. Allora lì te va a iniziare a vantare, sono stato bravo. È stata... mi è piaciuta. Ragazzi, questo qua era l'ultimo segreto, mentre lui si mette a posto il suo capello. No, perché c'ho il ciuffo che me va davanti, quindi devo ficcare dentro. Sono bello, lui è Johnny Bravo. E detto anche Crick. Comunque niente, questo era l'ultimo segreto di oggi. Vabbè, raccomando, i social network. Esatto, seguiteci su Instagram, perché noi probabilmente in questo momento siamo a Madrid, quindi abbiamo messo delle foto carine. Oppure siamo morti, che potrebbe essere l'evidenza che siamo morti perché è caduto l'aereo per un attentato. Quindi se sentite di aereo caduto Ciampino Madrid, noi siamo morti, per poco ma sicuro. Esatto, e quindi questo qui sarà lasciato ai posteri. Quindi milioni di persone staranno guardando questo video. E quindi porco... Ok, lui è il primo caso di persona che si è assicurato l'inferno perché è riuscito a bestemmiare dopo che è morto. Cioè... cioè Dio c'ha proprio un compito facile. Comunque sì, se noi... Ragazzi, allora se siamo morti, volevo dire, no sinceramente, se siamo morti volevo dire a tutti che tranquilli, sto bene.
Cioè, non vi preoccupate, perché sono in un posto migliore adesso. Sì, ricordatemi come sono ora, con il sorriso. Perché ancora non so di essere morto. Cioè, adesso non lo so, però se sono morto, sono morto. Perché non lo sai manco se sei morto. Esatto. Lo sai prima di morire, però. Però sappiate che, allora, vi dico in questo video che se io sono morto e c'è una vita nell'aldilà, farò di tutto per... Comunque niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Ci siamo dilungati una cifra, però era giusto lasciare qualcosa ai posteri, perché se siamo morti è giusto morire. Ma lo moriremo sicuramente di come ti dico. Ciao!